omicidio volontario con soppressione, distruzione o sottrazione di cadavere. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di padre Graziano Labi, il frate congolese che da un anno a questa parte era l'unico indagato per la scomparsa di Guerrina Piscaglia, la cinquantenne che manca da Car Raffaello dallo scorso 1 maggio. La svolta dunque è arrivata a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento di divieto di espatrio per il congolese che non era rinnovabile e quindi senza altri provvedimenti il religioso avrebbe potuto lasciare l'Italia. È stato arrestato a Roma in un convento e poi trasportato nel carcere di Arezzo. Sul rapporto tra lui e Guerrina Piscaglia in questo anno si è scritto davvero di tutto. Lui si è sempre dichiarato estraneo a qualsiasi rapporto sentimentale con la donna. È stato il GIP Pier Giorgio Ponticelli a firmare il provvedimento di custodia cautelare nei confronti del religioso, richiesto addirittura il 23 febbraio scorso dal pubblico ministero Marco Dioni, che coordina le indagini assieme al procuratore capo Roberto Rossi. Il provvedimento evidentemente poggia sulla quasi certezza che fosse nella disponibilità di padre Graziano il cellulare di Guerrina nel giorno della scomparsa. Il capo di imputazione a suo carico è appunto cambiato notevolmente, da favoreggiamento in sequestro o omicidio di persona a omicidio volontario e soppressione, distruzione e sottrazione di cadavere.